tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sara e oggi sono qui per portarvi un video haul in cui vi mostro tutto ciò che ho comprato a Tito in questi ultimi mesi. Io direi di iniziare da ciò che ho preso a Fieracavalli a novembre, perché sono passati un po' di mesi e direi che è giunto il momento di mostrarvelo. Iniziamo in realtà da una cosa che mi è stata regalata da un'amica, che è questa tessera della Cavalcade. È nera e se mi conoscete sapete che io in realtà ho tutto marrone perché adoro i finimenti marroni. Però questa tessera è anatomica e mi piace davvero tanto. Inoltre all'epoca avevo assolutamente bisogno di una tessera per Tito perché la sua non gli andava più. Come potete vedere è davvero bella, è anatomica. Infatti potete vedere che la nasalina è diversa rispetto alle tessere tradizionali. Anche qui dietro ha una forma diversa per rispettare le vertebre cervicali. Inoltre il cuoio è davvero molto morbido qui dietro ma anche sulla nasalina, e inoltre anche qui sotto ha la chiusura che io adoro perché anche la tessera di Lala l'aveva e secondo me è davvero molto comoda perché soprattutto va a creare tanto comfort al cavallo. Quindi questa è la testiera e mi ha anche dato le rispettive redini, che sono delle semplicissime redini in gomma, nere anche queste. Passiamo poi ai sottosella, perché ovviamente quando si va a Fieracavalli si comprano sottosella. La stessa amica che mi ha regalato la tessera mi ha mostrato questo stand e io mi sono innamorata dei loro sottosella, infatti ne ho presi due. Questo, che è di un colore veramente spettacolare, e in realtà forse non si capisce esattamente il colore, però qui è marrone e ha due cordini, uno marroncino chiaro e l'altro marrone più scuro. Sotto è fatto in questo modo. Mi piace davvero tanto perché non è né troppo sottile ma neanche troppo spesso, ed è la tipologia di sottosella che io stavo cercando per Tito, perché per Lalla li ho presi tutti spessi per i suoi problemi di schiena, e invece Tito comunque, oltre al fatto che è ancora in crescita perché comunque è un puledro e quindi ogni mese cambia la forma della schiena, ha bisogno di sottosella più versatili, e con questi si trova davvero molto bene. La marca è Giochi, che è questa, vediamo se ve la riesco a mostrare. E poi sempre da questo stand ho comprato un altro sottosella che è grigio. Questo su Tito secondo me starà benissimo, non ho ancora avuto l'occasione di provarglielo, però è davvero molto bello. Ha due cordini bianchi e uno oro al centro, e anche qui potete vedere la marca. Sotto è fatto in questa maniera e appunto il colore è grigio. È in realtà leggermente più scuro rispetto al colore che vedete nella videocamera. E ho anche comprato una cuffietta abbinata, questa l'ho presa dall'HKM, che è fatta così. Molto semplice, però mi piaceva appunto perché almeno è abbinata. Conclusi gli acquisti di Fieracavalli, andiamo alle ultime cose che gli ho preso. Partiamo da questa capezza, molto carina, mi piace davvero tanto il colore. È proprio semplicissima e appunto mi piace principalmente il colore. E poi ho anche preso una longia che è in tinta con la capezza, anche se in realtà i colori sono leggermente diversi, però comunque si completano bene a vicenda. Della Showmaster questa. Passiamo poi a questo bellissimo pacco. Qui dentro ci sono dei paraglomi che li ho comprato, dovrebbero essere dell'HKM se non ricordo male, sì. I suoi purtroppo si stanno rompendo, quindi glieli ho comprati nuovi e glieli ho comprati con una chiusura diversa che secondo me è un pochino più resistente. I paraglomi sono quel genere di cosa che ogni tot devi ricomprare perché semplicemente li distruggono. Poi gli ho preso due rotoli di vetra perché tornano sempre comodi. Successivamente abbiamo biscottini della Foganza. È la prima volta in tutta la mia vita in cui compro dei biscotti per i cavalli, e in realtà non li ho comprati per Tito ma li avevo comprati per andare a trovare i cavalli di una mia amica, poi sono stata male, non sono andata e mi sono rimasti i biscotti, dovrei effettivamente darli a qualcuno. Sono alla mela, questo è un evento da ricordare perché appunto non ho mai e poi mai comprato un pacco di biscotti per cavalli, e probabilmente questo sarà l'unico pacco che comprerò in tutta la mia vita. Poi passiamo a questa bellissima cintura. Io adoro le cinture fatte così perché sono quelle senza buchi e semplicemente mi serviva per i pantaloni da montare. Le cinture di cuoio a montare o comunque a lavorare poi da terra così mi danno davvero fastidio, e quindi ho preferito comprare questa che comunque ti permette una mobilità maggiore e non dà così tanta noia. Passiamo poi ai pantaloni. Ho comprato due paia di pantaloni e li ho presi dello stesso modello dei miei altri pantaloni che ho comprato 2 anni fa, se non ricordo male. Li ho voluti provare e mi sono trovata davvero benissimo, quindi ne ho presi
altri due. E adesso ve li faccio vedere. Ho preso questi verdi e davvero sono stupendi. Io adoro questo colore e soprattutto Tito ha un sottosella verde e su di lui il verde sta benissimo, quindi dovevo per forza comprare i pantaloni verdi. Sono full grip e appunto sono la comodità. Io davvero adoro questi pantaloni, adoro questo modello nello specifico. Si possono usare in inverno, in estate, qualsiasi stagione. Appunto io mi trovo davvero bene, sono super elasticizzati poi. Adesso vi mostro il grip, appunto come potete vedere è full grip, quindi ha il grip su tutta la gamba. Anche il grip non si usura facilmente perché di solito il silicone su diversi pantaloni si usura subito. Invece questo è davvero, davvero fantastico. E ci sono anche dei pantaloni con il grip che danno molta noia perché si appiccicano proprio sulla sella ed è una cosa che non sopporto, anche perché oltretutto c'è il rischio di farsi molto del male in questo modo. E poi ho comprato questi beige normali. Essendo che il grip è piccolino, permette ancora di più semplicemente il movimento naturale, normale sulla sella. Quindi comunque se non si è stabili il grip non ti tiene fermo. Ed è questa la cosa che adoro, perché questo grip, diciamo, si sente solo quando stai già lavorando in maniera corretta e ti dà leggermente più stabilità. Mentre appunto ci sono dei pantaloni che ho anche provato che ti tengono in un certo senso incollato e danno anche molta noia e fastidio. E invece con questi non ho mai avuto questo genere di problema. Come vi dicevo, sono super elasticizzati. Appunto questi sono lo stesso identico modello, semplicemente in un colore diverso. Appunto vi faccio vedere il grip anche qui. Passiamo all'ultima cosa che mi è arrivata. Questa in realtà mi è arrivata pochi giorni fa e non vedo l'ora di provarla, che è questa testiera Beatless. Questa testiera l'ho ordinata dal Canada. In Europa non sono mai riuscita a trovare una side pull che mi piacesse, quindi appunto come ho detto questa l'ho presa dal Canada. È marrone scura, anche se in realtà qua non si vede molto bene, però è marrone. E questo è stato subito un punto a favore, perché non sono mai e poi mai riuscita a trovare un modello di side pull che mi piacesse marrone. Erano tutte nere, non so perché, semplicemente non le fanno marroni. E inoltre molte side pull che ho visto, che in realtà erano anche belle, però non erano anatomiche. E soprattutto per una testiera che non va a lavorare con l'imboccatura, ma va a lavorare tutto a livello di pressioni naso e nuca, volevo qualcosa che non andasse a creare troppa tensione a livello dei nervi facciali. E questa è fatta apposta, è anatomica. Infatti potete vedere che ha una chiusura qui sotto, quindi non ha il sottogola. Sotto alla nasalina ha la chiusura, la stessa chiusura che aveva l'altra testiera che vi ho mostrato prima. E anche questo per me è un enorme punto a favore, perché come dicevo prima crea tanto comfort al cavallo a mio parere. Inoltre adesso la vedete molto dura, perché effettivamente è molto duro il cuoio, in questo momento ha bisogno di essere un po' ingrassato, però in realtà di per sé è molto morbida. Infatti qui sotto è davvero morbida. E anche la nasalina è molto morbida, si sente proprio che è fatta apposta per dare comfort al cavallo. E sì, appunto questa è la testiera. Qui dietro, come anche quella che vi ho fatto vedere prima, ha una forma diversa per seguire la forma delle vertebre cervicali. E adesso vi mostro anche il marchio qui dietro. Questi sono stati i miei acquisti equestri negli ultimi mesi. In realtà ho comprato anche alcuni libri e ovviamente diverse cose per quanto riguarda i massaggi eccetera, perché ovviamente mi servono per lavorare, però quelli non ve li mostro. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. O se è così, non dimenticatevi di lasciare un pollicione in su, lasciare un commento, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.